iniziò a riparare scarpe quando era ancora un ragazzino. Per imparare il mestiere, il pomeriggio, una volta uscito da scuola, andava dall'antico calzolaio di quei tempi, il signor Madonia, in via Benedetto Balsamo, a Monreale. Da oltre 10 anni il calzolaio Guzzo ripara scarpe nella sua piccola bottega in via Antonio Veneziano. La prima facciamo noi i mocassini. Mocassini cucito di sopra, all'antica. Andiamo alla scuola, poi magari il mattino alla scuola e il pomeriggio a fare il calzolaio. Avevo 12-13 anni. Insegnante. Poi non c'erano per comprare queste cose e le avevano così a fare queste cose. Poi ho insegnato a montare le scarpe, a cucire la mano pure, prima a fare il fondo della scarpa, poi a cucire la mano con tutto attorno. E poi sono fatti le tacche, le buste alla macchina, le sentite tutte belle pulite, queste. No, poi sono andato a lavorare in fabbrica a Palermo. Dove? In Viale Campana, un certo giove. E lì cosa? Il montatore, montava le scarpe a mano, poi montare dalla fuori, ma è montato. Adesso il lavoro a catena, ognuno fa il suo lavoro. Questo era io, avevo 12 anni, che poi lavoravo per me di Madonia, sono giù tutte le gambe con potere e mi metto a fare le parti della carta motoriale. Lavoravo con il Belgio Conte, dove c'è tanto da quelli da lì, diciamo, ai fratelli. Come quelle lì? Non tipo queste, come questa di giù. Quando c'erano un tre paio di giorni li facevo, complete. Faceva sulla tua, i tacchetti, queste. Non soltanto tanto le Belgio Conte. Poi quando era in fabbrica facevano scarpe tante manette, tante modelle, diciamo, scarpe per uno,